Amici di ascolto, e parola. Eh, questa sera con un po' di ritardo ci colleghiamo con il professor Pietro Ratto. Penso Buonasera. Che quanti... Buonasera. Penso che tanti lo conoscano perché eh, ha scritto tantissimi libri di grande attualità e quindi eh, parleremo. Questa sera gli abbiamo chiesto di fare una chiacchierata sull'argomento dei potentati dietro alla politica. E io mi sono fatta circa un po' un'idea perché appunto ho letto un libro del professor Ratto che si intitola Lobbying. eccolo qui e in cui eh, ho capito intanto per bene cosa vuol dire la parola lobby e poi ho visto eh, parla il, ah, il professor Ratto sì. faremo poi fare le domande ai fans del professor Ratto direttamente a lui Ecco, allora, in base a, non so, a, a, quello che, 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 a tutta la marea di cose che lei sa, cosa ci può raccontare degli alti potentati dietro alla politica dell'Italia in questo momento, professor Ratto? Ma dunque, intanto eh, io non è che sappia tutte queste cose, cerco di imparare via via. Spesso eh, i miei sì. libri mi servono proprio per imparare delle cose, perché scrivo normalmente libri su quello che non so, così li imparo. Eh, diciamo che eh, mh, questa situazione mh, che, che stiamo vivendo mh, non è molto diversa da eh, quella che ormai viviamo da decenni, mh, nel senso che eh, eh, si è via via mh, sovrapposto a quello che è il, così, il potere politico eh, all'interno di una di quella che dovrebbe essere una democrazia, si sono sovrapposti gli interessi privati e soprattutto dal processo di privatizzazione delle grandi aziende pubbliche del, avvenuto nel 1992 proprio grazie a colui che in questo momento è premier, è primo ministro, che c'è cioè Mario Draghi, ehm, abbiamo vissuto una una continua sostituzione eh, degli interessi eh, privati a quelli pubblici. E quindi eh, il problema è semmai che stiamo increscendo e che eh, è abbastanza, mh, così, eh, è abbastanza eh, da prendere in considerazione, abbastanza credibile, abbastanza fondato il sospetto per cui... E forse poco più anche più di un sospetto per cui ehm, eh, anche la stessa pandemia e la situazione che stiamo vivendo oggi mh, possa servire mh, proficuamente a una mh, mh, rapida eh, eh, svolta eh, in, in un'ottica di privatizzazione anche della sanità pubblica che per quanto riguarda l'Italia era uno dei vanti no? per, eh, proprio perché era ancora una sanità diciamo moderatamente pubblica perché poi con i trucchetti del, della graduale privatizzazione a partire che ne so dall'intramenia cose del genere pian piano la gente da, da, da un po di tempo si stava abituando a, a pagare comunque per dei servizi che già eh, sosteneva attraverso eh, le proprie tasse però mh, adesso Mm, già solo il fatto, come facevo notare, non mi ricordo se in questo libro oppure in un altro che è uscito precedentemente che si intitola eh, Cronache di una pandemia, come facevo notare in questi, in questi scritti, mh, già solo il fatto che mh, le case farmaceutiche mh, abbiano dichiarato già a partire dalla primavera del 2020 che eh, non avrebbero in nessun modo mh, pagato, eh, diciamo, eh, per, per risarcire eh, dagli effetti collaterali, eh, adducendo la motivazione per cui, siccome i, i governi hanno fretta, a questo punto eh, peggio per loro. Eh, non siamo noi a dover essere responsabili di, de, degli effetti collaterali, degli eventi avversi, <coughs> però, poi a fronte del fatto che anche i governi si siano pian piano defilati da questa, da questa possibilità. Ecco che stanno sorgendo le, le compagnie di assicurazioni, cioè le polizze fatte apposta per, per questa pandemia, delle compagnie di assicurazione che in questo modo, eh, in qualche maniera, impongono un sistema che è quello che vige per esempio in America. Per cui se tu vuoi sperare in un risarcimento danni rispetto all'assunzione di un vaccino, mh, come quello del Covid-19, ti devi devi pagarti una polizza assicurativa che tra l'altro prevede comunque che gli eventi avversi si debbano verificare entro un, un, tempo, un periodo di tempo limitato. Quindi eh, eh, questo rende complicate le cose perché è evidente che eh, laddove il, il tempo mh, si va dal di là insomma, della scadenza non ti dà più niente nessuno e, e noi gli eventi avversi chissà per quanto potremmo averli. Nel tempo, eh, no? di, di, eh. e poi c'è anche la famosa e solita questione della connessione. Bisogna però provare che ci sia una connessione tra quello che poi ti è capitato e effettivamente il vaccino assunto. Sì, sì. E, e Sulla base di tutto questo, direi che anche le sì. compagnie di assicurazione poi riusciranno abbastanza facilmente ad aggirare l'ostacolo. Eh, le compagnie di assicurazione vanno a Davos, eh? quindi sono tutte quante ben coordinate. Mm. Sì, e sì, di e, e diciamo che al di là di Davos, tutto il, il mondo dell'imprenditoria, impre, dell ma eh, anche, quello, eh, anche e soprattutto quello dell'industria farmaceutica, è in mano a grandi famiglie che gestiscono eh, enormi capitali, enormi guadagni e che riescono a, eh, come si può dire, a, a influenzare le politiche nazionali e soprattutto internazionali. Eh, proprio in questi giorni eh, un eh, organismo, un'associazione di eh, giovani volontari che si chiama CEO, eh, Corporate eh, Europe Observatory, che è un osservatorio che eh, eh, da tanti anni svolge eh, il ruolo, il compito di controllare eventuali eh, fenomeni di lobbying all'interno dell'Unione Europea. Ecco, proprio sì. in questi giorni eh, questa, orga questa organizzazione <coughs> ha messo bene in evidenza come in realtà eh, ci siano situazioni molto gravi. La, la, eh, per esempio i ministri, il Consiglio dei Ministri europeo ha bypassato la, eh, il Parlamento europeo nella negoziazione con eh, l'Associazione delle case farmaceutiche europee, eh, un'associazione privata, eh, l'EFPIA, eh, ha bypassato il Parlamento europeo e anche i singoli Parlamenti nazionali, incluso il nostro, nel, nel mettersi d'accordo in relazione alla famosa questione della rinuncia dei brevetti su, sui vaccini, proprio perché eh, questo potrebbe eh, favorire una, un ampliamento dell'offerta, indipendentemente dal fatto che uno sia d'accordo o no con i vaccini sia da una parte o dall'altra, ma comunque mh, eh, lo stesso osservatorio ha appena eh, dimostrato che le case farmaceutiche stanno per esempio esercitando un controllo molto forte sui farmaci, quei famosi farmaci che non riusciamo ad avere perché l'unica via sembra quella della vaccinazione, proprio perché eh, l'Unione Europea lascia a queste aziende la piena, il pieno potere decisionale, lo, il pieno spazio di manovra su queste politiche, eh, io come ho, ho, ho spiegato proprio eh, nel, nel cronache di una pandemia, il, ma anche nel lobbying, contra i contratti che sono stati firmati dall'Unione Europea con queste farmaceutiche che anche in Italia stanno diffondendo i loro vaccini, sono contratti capestro, eh, le decisioni, cioè l'ultima parola spetta alla casa farmaceutica, gli stati non hanno nessun potere mh, e quindi eh, veramente siamo di fronte a una situazione che può essere assolutamente considerata eh, a livello di lobbying eh, per la quale chi gestisce la politica è totalmente sottomesso agli interessi privati e direi che mh, ne benefici anche perché abbiamo ministri che sono stati o sono addirittura ancora manager e che in realtà per esempio eh, guadagnano dalle, dalla loro stessa attività governativa eh, attraverso mh, le case, le, le, le aziende di cui hanno eh, notevoli eh, quantità di azioni. Mi riferisco per, mi riferisco per esempio al ministro Colao, che è il ministro per la transizione digitale in Italia, ma che è contemporaneamente direttore non esecutivo di Verizon, che è il più grande colosso di wireless del mondo. Ora diventa difficile essere... Mm, obiettivi e eh, super partes quando si vivono situazioni di conflitto di interesse di questo tipo. Ecco, questa è la situazione. Eh, siamo stati abituati all'idea, negli anni, nel corso degli anni, che il governo tecnico sia la cosa migliore perché è quello degli esperti, ma in realtà questi esperti hanno poi sempre tutte le mani in tasca, le mani in pasta, eh, chiedo scusa, e quindi sono sempre lì a, 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 a cercare di. Cioè, o comunque hanno tutte le possibilità di beneficiare della loro attività politica. Allora, come le dicevo, io sto leggendo adesso quel libro di Schwab che, che, che lo sto studiando proprio e una delle cose su cui lui insiste moltissimo è quello di un cambio di governance. Quindi, lui dice una governance fatta. Eh, eh, alla veloce, agile e snella, con dei tecnici a fianco esatto. e quindi si sta, si sta realizzando proprio quello che è nei programmi eh, del grande reset: no? Le, i, go, i governi veloci, eh, fatti di tecnici, con i processi deliberativi che vengono considerati lungaggini messi da parte. Ma sì. mh, volevo chiederle, eh, professor Ratto, lei forse eh, ha presente che c'è stata la visita di Macron recentemente a Draghi? Sì. E, hanno, hanno stilato un accordo. Lei sa il contenuto di quell'accordo? Avevo letto qualcosa, adesso mi sfugge, ma insomma, Perché alla fine saranno no, stati... Sempre... Non lo so neanche io, non lo so neanche io. So solo una cosa che mi è rimasta impressa, che è... Eh, eh, D'ora in poi, nelle riunioni del Consiglio dei Ministri, in base a questo accordo, ci sarà anche un francese presente. È pazzesco. Beh, insomma, ah, loro no. stanno preparando questa idea di un in qualche maniera di un governo sovranazionale, quindi la scusa è quella di sincronizzarsi, no? di fare in modo che le politiche di un paese siano in piena sintonia con, quel, con quelle di un altro all'interno di un'Unione europea. Ma anche le cose che lei citava prima, relativa a Schwab, in realtà eh, non sono recenti, non sono nuove, non sono una sua invenzione. Cioè, questa idea di governi tecnici nei quali entrino banchieri, manager, eccetera, sì. eh, nell'ottica eminentemente neoliberista, eh, in base alla quale eh, si cerca il più possibile di eh, beneficiare gli interessi privati, nella <coughs> convinzione che se si arricchiscono, i grandi imprenditori ne benefici l'intero paese, una concezione questa eh, appunto liberista che, eh, che, che di fatto ha fatto sempre la fortuna dell'imprenditoria privata. Ecco, eh, questa convinzione era già la convinzione della Trilateral, e, che è stata fondata da Rockefeller negli anni '70 e che ha mh, influito massicciamente nella anche all'interno della nostra politica io ho dato qualche piccolo eh, così, eh, elemento per poter comprendere questa situazione, per esempio in un, in un libro che si intitola L'Onda anomala dedicato ah. ad Aldo Moro, è, è, è appunto è incentrato soltanto su quei cinque minuti della, della eh, cattura di Aldo Moro, e si vede chiaramente anche perché lo stesso Aldo Moro, anche se questo aspetto è sempre stato messo in ombra, ma lo stesso Aldo Moro nei suoi memoriali più volte cita la trilateral eh, considerandola uno dei grandi mali del, dell'Italia. Ed è interessante perché quando si parla di trilateral, ancora oggi, eh, si viene subito accusati di essere dei complottisti. Evidentemente, Moro. Nel 1978, durante i 54 giorni di prigionia, era un complottista perché sottolineava chiaramente l'intromissione americana a livello privato, tra l'altro lui continuava a dirlo, club privati, eh, nella nostra politica nazionale. Eh, io so, sono convinto che Moro sia stato il primo e, secondo me, probabilmente anche l'ultimo politico italiano a essersi messo di traverso. Nei confronti di quella che era l'ingerenza statunitense, e credo che sia quello il principale motivo per cui eh, sì, sì. è morto: non le Brigate Rosse, non la, la, il compromesso storico, eccetera. Le Brigate Rosse, sembra da qualche libro che ho letto che siano state eh, sostenute dai servizi segreti americani, no? Le Brigate Rosse. Esattamente, questo libro è un libro particolare, quello che ho scritto nel, che è uscito proprio um, nel, il, era il 16 o il 15 di marzo del, del 2017, e, e questo libro è, um, evidenzia in modo chiaro come uh, perché si chiama l'onda anomala? Perché l'onda è con la H, cioè c'è una moto onda sulla scena del, sì. della cattura di Moro. Ah. E, però eh, nel 2009 eh, arriva una lettera anonima alla stampa di Torino, eh, il cui estensore eh, ricorda di essere stato uno dei due a bordo di questa onda e parla chiaramente del fatto che fossero due, eh, dei, due uomini di Gladio. E soprattutto, eh, oltre a dare delle, delle indicazioni precise nei confronti, in riferimento all'altro, al suo, al suo compagno, perché lui dice io sto per morire, sto morendo di tumore, questa lettera la riceverete quando io non ci sarò più, ma in realtà l'altro è assolutamente identificabile, è quello che poi fa un ispettore eh, della Digo Satorino eh, dal 2010 in poi, lavora su questo caso. Un'inchiesta, un'indagine incredibile che poi è stata assolutamente insabbiata dalla magistratura, ancora oggi non è in nessun modo presa in considerazione, nonostante sia piena zeppa di dettagli veramente inquietanti. E, e in realtà è proprio questo il fatto: cioè, eh, in questa lettera, eh, il gladiatore, che poi eh, appunto è colui che è morto di tumore eh, prima che venisse recapitata, dice: Ci trovavamo lì. Eh, appunto eh, agli ordini del colonnello Guglielmi, che era un colonnello, che, 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 che un uomo, de, un militare de, dei servizi segreti che faceva proprio addestramento in Sardegna per, i, per gli uomini di Gladio. E, attenzione alla frase, la frase è qualcosa del tipo, esercit esercitavamo un ruolo di copertura nei confronti delle brigate rosse, questo è spaventoso, cioè in realtà i servizi segreti, soprattutto Gladio, mandati da Torino probabilmente erano lì per coprire un'azione che di fatto è perfetta dal punto di vista militare e che in nessun modo sarebbe stata, diciamo, mh, ah, sì. eh, al al, come si può dire, appannaggio di, di, dei brigatisti. Pazzesco, Mamma mia che amarezza viene a sentire queste cose. E qual era la cosa che adesso chiedo a una nostra ascoltatrice? Graziella, tu volevi chiedere al professor Atto qualcosa. Ci sei, Graziella? No, non so. E dunque, ma ci sei? Non ti sento, eh. Eh, li vedo tutti senza microfono quindi probabilmente c'è, ma eh, in questo momento non, non sente e quindi non parlo ah. Volevo una curiosità sapere, professor Ratto: questa donna che è qua nella copertina è la von der Leyen, eh, certo? Sì, sì, certo. Ah, ah è lei? Uh -huh. Sì, perché in realtà eh, si parla di lobbying <coughs> in questo libro a, a tre livelli, cioè. Eh, sia concentrandosi su quello che è l'aspetto del lobbying in America e quelle che sono anche le leggi che lo, eh, così, lo regolamentano, eh, sì. piuttosto ipocrite tra l'altro elaborate da Obama, ma comunque leggi che comunque una, una minima regolamentazione sembra, sembrano darla. Eh, il lobbying in Europa e quindi eh, invece in una situazione in cui per esempio in America è previsto un registro del lobbying che fa sì che vengano a iscriversi tutti i lobbisti mh, in maniera, tra virgolette, obbligatoria, al punto che, in base alla legge di Obama del 2009, chi esercita attività lobbistica ed è, ed è inserito in questi registri, non possa mh, poi, eh, cioè, per poter esercitare anche una funzione pubblica, politica, debba uscire da, dai registri, ma nel senso di smettere con l'attività. Lobbistica e, e, e interromperla per almeno due anni e, e un politico che volesse rientrare nell'ambito lobbistico dovrebbe di nuovo aspettare due anni dalla fine del suo mandato. Ora in realtà questo tipo di eh, regolamentazione viene assolutamente aggirata molto facilmente, ma in Europa la cosa è ancora peggiore perché invece in Europa il eh, registro dei, dei lobbisti è stato inserito successivamente ma è solamente su base volontaria quindi non ci si scrive nessuno la stessa cosa è accaduta in Italia eh, il movimento 5 stelle uno dei suoi cavalli di battaglia era questo di registrare i lobbisti ma è di nuovo a titolo volontario ed è talmente aggirabile come pratica che di fatto sfugge a qualsiasi controllo Ah, praticamente si autodenunciano. Ecco, io sono uno di quelli che va a cercare di corrompere i potenti per farmi fare le leggi che vanno bene a me. Ma, Ma dunque, in realtà, eh, siamo in una situazione paradossale. Per cui addirittura ci sono delle scuole di lobbying. Ci sono dei, dei, dei personaggi che hanno scritto dei libri eh, del tipo manuale di lobbying o cose del genere. E quindi ormai è assolutamente in maniera spudorata. Eh, vengono considerate come delle agenzie di consulenza quelle che si occupano di questo la più grande al mondo si chiama McKinsey e la McKinsey è quella che poi sforna eh, la gran parte dei politici che ci troviamo nei governi per esempio quindi sono gli stessi che hanno lavorato per anni come manager all'interno della più grande eh, multinazionale di lobbying e poi finiscono nei governi delle grandi nazioni non è non è un segreto, ma è comunque una cosa che io sottolineo in questo libro, che proprio all'epoca del governo Renzi, eh, davanti alla porta del del, 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 dell'ufficio del ministro delle finanze, ci fosse eh, una porta eh, del, di un ufficio di McKinsey all'interno del, del palazzo stesso. Quindi praticamente il ministro delle finanze aveva continui rapporti con McKinsey per poter decidere le proprie politiche economiche naturalmente in piena sintonia con gli interessi di tutte le multinazionali che attraverso eh, McKinsey esercitano lobbying su tutti i vari eh, governi. No? Tutti questi organismi internazionali del genere consulenza, del genere, del genere, del genere non so, produttivo, bancario, assicurativo, che sono sempre più potenti, le finanziarie come BlackRock, Vanguard e quelle altre, sono tutte quante intrecciate fra di loro per interessi economici, ma nello stesso tempo sono anche intrecciate fra di loro perché fanno parte di logge massoniche o paramassoniche e, è vero questo? ma guardi io non, eh, non mi sono mai interessato diciamo almeno da un punto di vista pubblico eh, alla massoneria eh, anche se eh, continuo a, a finirci come argomento tutte le volte in cui eh, affronto qualche, qualche qualche questione che poi di fatto a, porta a quello Diciamo che la massoneria è nata mh, a radici antichissime, in realtà ed è nata con tutti gli altri obiettivi. L'obiettivo era quello, a parte quelli, quelli di, mh, professionali, quindi di scambiarsi <coughs> dei segreti professionali a partire proprio da quelli dei muratori. Si, si, si dimentica sempre e che. Gli egiziani derivano da esatto. gli, Cioè, i primi muratori erano gli egiziani. E, e si dimentica sempre che fino al 7800 eh, il lavoro di costruzione di un edificio, era un lavoro che aveva una fortissima valenza simbolica, perché l'edificio non era soltanto mh, eretto per scopi abitativi, mh, materiali, ma aveva un suo ruolo e doveva avere una facciata che eh, simbolicamente <coughs> rendesse eh, quello che era il la significato de, della famiglia, la potenza o, o, o che ne so, eh, la sapienza o quello che era... Insomma, era, era, era la faccia di, di, degli abitanti, di coloro che vi risiedevano. E quindi mh, era chiaro che questo tipo di mh, concezioni venisse ehm, dibattuta e studiata all'interno di questi contesti anche da un punto di vista filosofico. No? Eh, quindi erano muratori, ma in realtà erano più architetti, e da qua poi la metafora eh, del dio architetto, eccetera. Ma nel corso del, degli ultimi tempi, soprattutto del Novecento. La massoneria ha smesso di essere un organismo che, che, che a parte questa questione dei, 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 dei segreti professionali, era diventato eh, già dal Settecento una forma di eh, iniziazione a un percorso di crescita spirituale, morale, eh, attraverso una, un culto religioso comunque razionale e, ed era comunque un percorso che chi voleva poteva fare per cercare di migliorare moralmente se stesso. E quindi rispetto a questo punto non ci sono, secondo me, molti, molte cose, come si può dire, eh, su cui eh, poter... Eh, così, da criticare. No? Diciamo, Giordano Bruno è stato un, un grande esponente della massoneria, ma è stato un grandissimo filosofo e, e, e la sua moralità è fuori discussione. Dicevo invece poi negli ultimi tempi la, la massoneria ha preso un'altra strada che è quella di eh, così, associare eh, adesso qui ho la mia pendola mi chiedo scusa e <ride> abbiamo per dieci rintocchi eh, di associare eh, personalità che si aiutano vicendevolmente che quindi entrano lì dentro per avere le conoscenze giuste per poter ottenere le scorciatoie eh, migliori eh, per il successo, e questo ormai in tutti gli ambiti: dal, dall'industria eh, so, al settore bancario, ma anche che ne so, nell'arte, eh, persino un cantante. Se vuole diventare famoso facilmente, entra in massoneria. Eh, ci sono addirittura dei siti: i siti de, de, delle grandi logge massoniche italiane, ti propongono di iscriverti e ti dicono alla luce del sole quanto costa la. La, la quota di iscrizione è sempre piuttosto alta per, per selezionare quindi è così eh, purtroppo è diventata l'autostrada la, per il successo diciamo ma io ho letto non tutto perché è un mattone nel vero senso della parola lo si può usare come sostegno alle scale eh, quel libro di ma è bellissimo però quel libro di gioiole magaldi massoni nel quale e questo mi è rimasto molto impresso e Renzi, quando è andato in America, non so se era proprio l'anno nel 2014 quando è andato con la Lorenzine e con Ranieri Guerra e con altri a firmare il contratto delle vaccinazioni. Aveva anche chiesto, cercato di entrare nella loggia Three Eyes, la Tre Occhi, no? e, e, della quale c'era anche Bush che fa parte di questa loggia e anche di altre logge massoniche, però non lo hanno accettato. E questo mi ha fatto ridere e me lo ricordo. Per questo anche la politica sì, sì. si sostiene moltissimo, evidentemente, no? con eh, questo, con le massonerie. Assolutamente, e, e direi che il fenomeno più recente in qualche maniera di nuova declinazione del, di questo tipo di associazionismo massonico è quello dei club o dei club come per esempio che ne so, il Bilderberg, cioè sono forme di associazioni che hanno più o meno lo stesso, lo stesso obiettivo, cioè ci si incontra e si stabiliscono le cose e ci si... Influenza vicendevolmente facendo in modo che, così come la massoneria riusciva a coordinare e a sincronizzare eh, attività politiche, ma anche, che ne so, per esempio insurrezionali, eh, su molti paesi del mondo in contemporanea, attraverso appunto forme di appunto di sincronia. No? E quindi il discorso era che siamo tutti fratelli e quindi in questo modo possiamo decidere le sorti del mondo perché facciamo in modo che i singoli paesi eh, seguano quella che è la direzione che imponiamo attraverso il nostro rimanere in, in, no, collegati ecco la stessa cosa avviene con questi club come il Bilderberg ma svuotata eh, definitivamente dell'aspetto morale cioè nel senso che in questi contesti quello che conta è semplicemente fare affari e eh, determinare le politiche successive dei vari governi, future dei vari governi, quindi praticamente cosa succede? Che il nuovo astro nascente della politica di un tal paese eh, prima passa di lì, si fa esaminare, eh, si vede se, è, si, se, se funziona bene può, e può essere adatto agli scopi di, 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 di gente come appunto quella che eh, compone queste famiglie. Che hanno in mano la finanza mondiale, dopodiché, se passa l'esame, guarda caso vince le elezioni eh, nella primavera sì, successiva. Sì, sì, senz'altro. Ah, anche, anche le varie scuole di formazione dei dirigenti, no? da cui si vede come anche nella pseudo pandemia di adesso tutti i capi di Stato sono coordinati a dire le stesse cose in tutto il mondo, no? abbiamo certo. visto. Eh, volevo fare una domanda, ma adesso mi è sfuggita. Mm, sì, eh, quindi secondo quello che eh, lei. Le faccio questa domanda. Secondo lei, quindi eh, in testa, il cap in testa, veramente cap in testa di tutto quanto, i più potenti del mondo, chi sono? Quelle famose famiglie di cui lei ha scritto? Sono quelli? È... Sono, gli, sono gli inglesi, la regina Elisabetta? Eh, chi, chi è? In cima alla piramide, secondo lei? Ma guardi, eh, non si può rispondere a questa domanda per una serie di motivi. Primo, perché eh, non esiste più da molto tempo: all'interno del, um, dei, dei, dei pacchetti azionari delle grandi multinazionali, come quelle che per esempio le ha citato, non esiste più un solo nome, sono tutte altre aziende che possiedono altre aziende ancora e contemporaneamente sono possedute dalle stesse aziende che possiedono. In un gioco di scatole cinesi che rende impossibile arrivare a, 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 così, al capo della matassa, cioè assolutamente incomprensibile. E, eh, e quindi, da questo punto di vista, eh, non si arriva appunto mai a un nome, a un privato. Eh, C'è anche da dire che eh, questo gioco di eh, passaggio di azioni è eh, rapido e costante a me capita infatti mi sono ripromesso di non farlo più mi capita magari di chiudere un libro spiegando quelle che sono le proprietà di una singola multinazionale al momento in cui eh, lo chiudo e poi questo esce dopo un mese le cose sono cambiate e magari mi trovo anche qualcuno che mi scrive dicendo ma che cavolo hai detto ma in realtà si passano continuamente l'altro aspetto per cui questa domanda non trova risposta è che eh, non c'è più competizione tra loro. Io ho anche fissato in un, album, in un libro che si chiama Rockefeller e Warburg, in ah, cui sì, parlo ma... di, queste, di queste due famiglie ed è in qualche maniera un po' la prosecuzione del, del Rothschild, del mio Rothschild e degli altri. Eh, credo di, di aver individuato eh, una, un periodo preciso, cioè direi 1967-1968, in cui attorno a un tavolo eh, gli esponenti delle più grandi famiglie che fino a quel momento si erano fatte la guerra, delle grandi famiglie di banchieri, si sono messi d'accordo un po' come fa la mafia con i capi mafia. E in questo modo non c'è più competizione, quindi non c'è più eh, una, una multinazionale che è solo di una di queste famiglie. Ma sono tutte in, tu, in tutti i grandi gruppi, in tutte le grandi corporation. E in realtà in questo modo si spartiscono la torta. Secondo quel principio che è proprio <coughs> di David Rockefeller, ma a sua volta l'ha eh, imparato da John Davison Rockefeller, eh, il padre: il principio secondo cui mh, il, il vero peccato, dicevano i Rockefeller, è la concorrenza, cioè bisogna piantarla di farsi concorrenza, bisogna invece. Eh, mettersi tutti insieme e fare in modo che questo tipo di mh, guadagni e di profitti possa essere eh, condiviso e massimizzato il più possibile. Volevo, dato approfitto di lei come professore di storia e anche per i libri che ha scritto, eh, ho letto che eh, eh, c'è stata eh, una grande spinta verso eh, le... Le, le ribellioni del 68 o oh, da, eh, da parte non dei comunisti da, le, le, non sono naturali, ecco anche il 68 francese non è un processo naturale. Lei si ricorda come mai è stato fatto scoppiare questo momento di ribellione giovanile? Se Ma eh, sono sono state dette molte cose, ehm, per esempio è venuta fuori la concezione per cui, per esempio, il femminismo, <coughs> e questo viene, detto, mh, viene fatto dire da un Rockefeller che però mh, non mi risulta sia un esponente del, del, della famiglia eh, centrale, insomma, quella che ha in mano la situazione del, del, delle banche, eh, della, appunto, di, 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 tipo Citibank, eccetera. Eh, è stato detto che eh, il motivo, per esempio, dell'incentivazione, dell della spinta verso la, la nascita dei movimenti femministi di fine anni 60 e inizio anni 70, sia dovuto proprio al fatto di far sì che così anche le donne entrassero nel mondo del lavoro e eh, si raddoppiasse quello che viene chiamato il capitale umano da sfruttare all'interno delle aziende si creasse una crisi a livello familiare no? e nello stesso momento tutti fuori a lavorare eh, con la scusa dei diritti delle donne ma in realtà per poter avere il raddoppio della eh, de, appunto del, de, 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 de manodopera. Eh, beh, anche sul, sul 68 e sulle rivoluzioni studentesche, sul, sulle contestazioni che ci sono state, eh, è stato detto che... Eh, è, tutto sommato non, probabilmente non è neanche tanto sbagliato, che questi movimenti abbiano poi portato alla situazione di oggi perché? Perché, con, perché è stato fatto valere il principio per cui siamo liberi e bisogna liberarsi dalle regole. Ecco, c'è un filosofo che eh, sottolinea molto bene la differenza tra essere liberi di ed essere liberi da. Essere liberi di vuol dire essere propositivi, essere liberi, essere liberi di fare delle cose, essere liberi da vuol dire semplicemente sganciarsi dalle regole e fregarsene, no? Ecco, questo movimento di liberazione studentesca, femminista, operaia, eccetera, è stato eh, intellettuale, anche, è stato forse molto più un, un, un liberarsi da che non un liberarsi per, per, per creare qualcosa di nuovo e quindi una libertà di. E il risultato qual è stato? Che quegli stessi che eh, a Woodstock ballavano nudi eh, proclamando l'amore libero e l'LSD e, e facendo uso di appunto, sostanze LSD, stupende. Sì, sì, sì. In realtà, eh, in realtà mh, siano gli stessi che poi adesso guidano le grandi multinazionali con delle cravatte di piombo e sono assolutamente... Eh, Cosa hanno mantenuto di questi, di, rispetto all'epoca? Hanno mantenuto questa idea della deregulation no? cioè il fatto di dire eh, non stiamo alle regole, che sono regole finanziarie che sono regole eh, politiche etiche. che sono regole economiche, etiche soprattutto certo, e può darsi che questo aspetto sia stato in effetti colto eh, in maniera appropriata, perché purtroppo è stata recepita quella tipologia di libertà tra virgolette, che poi di libero non ha nulla è soltanto è soltanto appunto eh, Così eh, abuso, abuso di potere è soltanto così una forma Forse di... Il cinismo, di... anche cinismo direi, cinismo. No? Sì, sì. Ma ehm, dopo, do, dopo i giovani di Woodstock sono venuti quelli, gli Uppies, sì, sì. si ricorda gli Uppies sì, sì. degli sì, sì. anni 80, no? 90, Sì, 80. sì, ma più o meno all'epoca è stato... questa così. Sì, sì, eh, vabbè, comunque il problema è che eh, da un certo punto di vista è possibile mh, supporre che nessun movimento nasca mai eh, spontaneamente, anche tutte le rivoluzioni, compreso quelle colorate nei paesi africani, cioè certo. che poi di fatto hanno motivazioni legate al gas e al petrolio, cioè ci sono degli organismi che hanno questa capacità di, mh, di eh, fomentare rivolte. Eh, o di incoraggiare movimenti c'è anche tutto uno studio per esempio eh, sull'influenza che la CIA ha esercitato eh, sull'arte sull italiana eh, dagli anni 70-80 in poi eh, ah. c'è sì, certo, ci sono studi molto interessanti sull'influenza sull che la CIA ha avuta nei confronti di, un, di una certa tipologia di insegnante a scuola eh, non non, non posso non ricordare all'interno di uno dei libri più eh, importanti di, della, eh, editi pubblicati, diciamo finanziati dalla, dalla Trilateral, che è eh, La crisi della democrazia, un, un libro che esce a metà degli anni 70 e tradotto in italiano con l'introduzione di Agnelli. Esatto, eh, Zesinski e poi altri due appunto importanti, eh, cioè più eh, Zesinski fa l'introduzione, poi ci sono tre importanti economisti che eh, scrivono in questo libro: tre studiosi e, e politologi economisti. e uno delle, Una delle cose che, emer, che emergono in, da, da questo scritto, anche in maniera un po' raccapricciante, è eh, un passaggio. Eh, in cui si dice che mh, si considera eh, più grave ancora, più, pericolo, più pericoloso ancora del comunismo, e eh, noi sappiamo gli americani come sono terrorizzati dal, dal comunismo, dal red scare, eh, si considera ancora più pericoloso del comunismo quel fenomeno di intellettuali che vanno nelle scuole, nelle università, a insegnare ai loro studenti a seguire il proprio talento e a seguire il proprio cuore, laddove invece gli studenti devono eh, seguire che sono, quelli che sono gli interessi delle aziende in cui devono essere inglobati. E questo aspetto è, è veramente sconfortante, e fa però capire come eh, questo genere di eh, logiche eh, che appartengono a questi, a questi club, a queste associazioni, eccetera, siano talmente pervasive e onnicomprensive da aver eh, studiato eh, la cosa nei minimi dettagli in ogni ambito della nostra vita così da creare un, un processo unico in perfetta sintonia eh, che, che non abbia dissonanze di sorta no? terribile volevo farle un'ultima domanda e, ed è questa eh, ho letto che eh, il benessere del 1900 che attraverso la prima, seconda, terza rivoluzione industriale ci ha fatto migliorare la qualità della vita. E ho letto che tutto sommato era anche favorito proprio dai soliti inglesi americani perché, ehm, migliorando le condizioni di vita e il benessere degli italiani, fossero meno eh, sottoposti al fascino del regime comunista russo quindi per creare una barriera umana fra eh, gli stati anglofoni e, e la Russia le risulta? Beh certo eh, questa è un'interpretazione abbastanza eh, fondata e eh, beh io non, non, sono, non sono particolarmente incline a vedere il complotto in tutto e cerco di mantenermi sempre legato ai, ai documenti però per esempio mh, non si può non, mh, non pensare alla famosa questione della, mh, per fare un esempio, appunto la questione della rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione russa, che di fatto eh, qualche anno fa mh, si è scoperto essere stata finanziata eh, dai, dalle banche da una banca americana e da una banca tedesca. Eh, teniamo conto del fatto che i tedeschi e gli americani eh, nel corso della prima guerra mondiale erano su due fronti opposti ma finanziano entrambe, entrambe gli schieramenti eh, finanziano la rivoluzione russa e pagano eh, con fiorfiore di soldi Lenin ma anche Trotsky eh, per andare a fare una cosa che interessava a tutte e due le nazioni la Germania nel momento in cui la Russia fosse entrata in crisi e lo zar fosse stato deposto, eh, la Russia cosa avrebbe fatto? Avrebbe, così come poi accadde, eh, subito eh, deciso di uscire dalla guerra. Lenin aveva tra i suoi punti programmatici quello dell'uscita <coughs> dell immediata dalla guerra a qualsiasi condizione. Nel senso che mh, non interessava nemmeno le condizioni, bisognava uscire. E la Germania... Era molto contenta di questo perché a questo punto si sarebbe, eh, eh, avrebbe occupato tutti i territori russi che, eh, eh, che, che avrebbe, in cui avrebbe potuto espandersi in maniera indisturbata e soprattutto si sarebbe tolta il problema del fronte orientale, concentrandosi sul fronte occidentale nei confronti della Francia. Eh, ma anche l'America avrebbe avuto un grande interesse in questo perché gli americani si sarebbero tolti un eh, pericoloso competitor come la Russia eh, che stava eh, veramente toccando livelli preoccupanti per gli americani con i suoi pozzi petroliferi come quello di Baku, pozzi che la, la mettevano in cima alla, alla questione della, del, del petrolio e che per giunta, <coughs> essendoci pochissime macchine in giro per la Russia, pochissimi mezzi a motore all'epoca, sarebbe stata anche, dicevo, la Russia particolarmente competitiva dal punto di vista del prezzo del petrolio e del carburante. E allora questa rivoluzione eh, russa da parte di Lenin, eh, guarda caso cosa fa? Scaraventa la Russia in una situazione di, eh, eh, come si può dire, eh, di stacco, dal, di chaos, ma anche di distacco da, dal mondo della... Del, della del capitalismo eh, occidentale, eh, sprofondando invece in una dimensione che era quella del baratto e di un'economia agricola arretrata e comunque isolata dal resto del, dell'economia delle, dell mondiale, in questo modo eh, tolta di mezzo da quello che era eh, il, il problema del, della competizione nei confronti degli Stati Uniti, che si sono trovati di colpo a essere egemoni senza <coughs> nessun problema. Ecco quindi che, diciamo così, eh, la rivoluzione d'ottobre è stata finanziata da queste due nazioni che avevano entrambe un interesse enorme e fa, e fa veramente paura questo genere di considerazioni perché eh, eh, stiamo parlando di una rivoluzione comunista che per definizione è anticapitalistica e antiborghese e che invece è finanziata dai borghesi e dai capitalisti questo è sconvolgente questo fa capire che cos'è la storia veramente veramente sconvolgente. Maurizio, vuoi chiedere qualcosa al professor Ratto? Sì, ho una domanda che mi preme da tanto tempo. Quanto, quanto spazio rimane per noi piccoli in tutti i sensi? Rimane uno spazio enorme, mm, in questo io sono molto, ma non dico neanche ottimista, sono realista, ed è lo spazio della libertà personale, è lo spazio dell'ascolto, dell della critica, dell'intelligenza. Dell'attenzione, mm, io continuo a credere che nessuno possa toglierci la libertà perché la libertà non è un qualcosa che ti danno o ti tolgono, è qualcosa che se hai te la, te la difendi eh, a, a spada tratta e non guardi in faccia a nessuno. Quindi eh, è vero che dal di fuori possono ridurci a livelli di difficoltà notevoli, possono impossessarsi di tutto o quasi, ma non della nostra libertà. Quindi mh, credo che sia importante continuare a mh, lottare eh, per la giustizia, per la democrazia, per eh, la felicità dei nostri figli, per la possibilità eh, per tutti di eh, realizzare le proprie potenzialità e non di dipendere dalle logiche eh, imprenditoriali mh, de, di queste grandi società e di queste grandi dinastie. E eh, sono anche convinto che questa battaglia sia una battaglia perduta in partenza, ma la cosa più importante per un uomo è quella di combattere, non quella di vincere. Quindi eh, sono convinto che quello che eh, a noi eh, resti da fare, ma è senz'altro qualcosa di molto nobile che ci permette di trasferire questo esempio anche ai nostri figli, sia quello di non darci per vinti e di continuare a a portare in alto e a difendere la nostra libertà, la nostra dignità, la nostra felicità. Giustissimo. Io penso che abbiamo finito questo incontro e questa bellissima chiacchierata. Magari ci risentiremo il prossimo mese, forse. Volentieri, sì, sì, volentieri. Grazie, professor Ratto, grazie. Arrivederci. Arrivederci.